Giulia. Oggi stiamo intervistando l'autore di Dolomit su Acqua Torbida, libro edito Mondadori, 20 euro in libreria e 363 pagine. Siamo con l'autore del libro, Mario Vattani, al quale do il benvenuto sulla nostra rubrica. Buongiorno anche da parte mia ai lettori del Giornale d'Italia, sono molto contento di essere qui oggi con voi. Io comincerei subito facendoti una domanda che può essere un po' scontata, però penso che faccia piacere comunque sapere com'è nato questo libro. E questo è un calcolo che è la prima volta, no? che scrivo un romanzo, ed è stato per me in un certo senso un ritorno in Giappone, perché è quasi come in un incantesimo sono riuscito a inventarmi un personaggio che in qualche modo permette al lettore di vivere Tokyo, perché Tokyo è, diciamo, la grande protagonista di questa storia, e di viverla attraverso la conoscenza della lingua, la conoscenza della cultura giapponese, attraversando quella membrana che certe volte si può sentire quando si visita questa megalopoli. Cioè, se non si conosce, se non si riesce ad avere accesso, è una città che vediamo, ecco, in queste fotografie notturne, con questi grattacieli, queste file e file di locali, di ristoranti, bar, eccetera, e che è difficile da penetrare. E invece ho voluto in qualche modo raccontare una storia che permettesse al lettore, e quindi in un certo senso anche a me, di rivisitare un'altra volta questa città in un modo diverso. Invece il protagonista del romanzo, oltre alla città di Tokyo, come tu hai detto, è Alex, un ragazzo italiano che studia in Giappone, poi magari ce lo racconterai con meglio successivamente. La mia domanda è: tu quanto ti riconosci nel personaggio di Alex? Beh, Alex è, sì, appunto, un ragazzo come molti in realtà, perché se si parla spesso ultimamente, no, di giovani italiani che vivono all'estero, che seguono, diciamo, anche i loro sogni, quelli che sono anche una loro trasformazione, diciamo. E Alex è così, è ha circa 24-25 anni, appassionato di cinema, appassionato di Giappone, ed è lì da un paio d'anni e vuole fare cinema, ovviamente cerca di arrangiarsi, non è semplice vivere in una delle città più care del mondo, e noi lo conosciamo così. Quello che è importante è che Alex in realtà si trasforma in questa storia, in questa avventura, diciamo, un'avventura che poi sono tante avventure, e l'Alex che incontriamo all'inizio è molto diverso da quello che vediamo alla fine. C'è chi ha addirittura detto che in fondo Doromizu è quasi un romanzo di formazione, e si può dire anche questo, che effettivamente è una storia che cambia, e che a mio avviso dovrebbe anche cambiare lo stesso lettore. Alex in sé mi somiglia per certi versi, perché è ovvio che nel raccontare una storia in questo modo, quindi al presente, in prima persona, e cercando di dare al lettore un'impressione proprio immediata di quello che sta succedendo, come se fosse in un film, è meglio creare personaggi che in qualche modo ci somigliano. Alex mi somiglia perché l'età no, perché ha la metà della mia, però ha vissuto sempre all'estero, non conosce, cioè conosce l'Italia, ma fino a un certo punto, perché lui vive a Londra, diciamo, si è cresciuto a Londra, quindi per certi versi mi somiglia, per altri non mi somiglia, perché ha probabilmente anche un modo di vivere a Tokyo che è stato molto diverso dal mio. In fondo sono stato sempre lì o con corsi di studio o come studente, diciamo, o come di
diplomatico, quindi non è lo stesso tipo di vita, quindi ci somigliamo, ma poi per certi versi siamo molto diversi. All'interno del romanzo, leggendo passo passo, ho notato che alle volte, quando Alex afferma di essere italiano, partono alle volte delle risatine, comunque lo guardano un po' strano. Perché succede questo? No, ma in realtà non è che ci siano delle reazioni, diciamo, negative, anzi, le reazioni sono spesso di sorpresa, perché questo poi è molto vicino alla realtà, nel senso, io per certi versi io racconto anche un po' una Tokyo che ho vissuto io stesso, e quindi anche questi rapporti con i giapponesi sono quelli che conosco dalla mia esperienza personale. E, più che altro è che il numero di italiani in Giappone, soprattutto nel periodo che io racconto, che è più o meno il 2001, cioè che è ambientato nel 2001 il libro, cioè ci sono dei motivi che se poi possiamo anche approfondire, ma in quel momento il più gran numero di stranieri in Giappone non è certamente europeo, diciamo nel gruppo di stranieri occidentali i più numerosi sono gli americani, poi vengono i francesi, gli inglesi, i tedeschi, gli italiani sono relativamente pochi, quindi vedendolo da un punto di vista giapponese è chiaro che incontrare un italiano è più raro. Nonostante questo, però, i giapponesi conoscono l'Italia, è questo che crea questa situazione paradossale. Quindi i giapponesi conoscono bene l'Italia, perché la conoscono attraverso il turismo, attraverso la cultura, però non conoscono gli italiani, quindi quando incontrano un italiano sono relativamente sorpresi. Quindi questo è il motivo per cui certe volte sorpresi poi in senso positivo, nel libro certe volte quando si scopre che lui è italiano, perché in Giappone si è prima stranieri e poi si è qualcos'altro, allora c'è questo momento di sorpresa che aggiunge un po' un tocco più nazionale al libro, insomma. Prima hai detto che durante il percorso della storia Alex si trasforma. Ma la mia domanda è: si trasforma per le scelte che ha fatto Alex, o le scelte che ha fatto Alex sono dettate da qualcos'altro al di fuori di Alex? Lui, Alex, è un po' lo straniero perfetto, no? Se dovessimo anche questa parola, straniero, in fondo noi culturalmente la leghiamo anche allo straniero di Camus, per dire, no? Di Albert Camus, cioè uno straniero anche rispetto a se stesso. Lui è appunto in un paese dove l'identità è molto forte, come il Giappone, cioè c'è un'identità forte giapponese, sono isole, è un paese che è stato anche chiuso per oltre 200 anni, quindi ancora adesso è un paese dove l'identità, proprio la giapponesità, è molto marcata, è molto forte. Inoltre il Giappone è un paese che non ha avuto un passato coloniale, non è stato mai colonizzato, è un paese che è rimasto indipendente anche nei momenti più difficili del colonialismo, che hanno invece cambiato il volto dell'Asia, no? In altri casi. Quindi è un paese dove lo straniero non arriva come l'ex padrone di casa, è dove lo straniero deve adeguarsi alle regole giapponesi. Quindi questo fatto che Alex non è perfettamente italiano, nel senso che non si sente in certi momenti, abbiamo anche il dubbio che lui non comprenda bene, cioè che parli l'italiano, ma che insomma non essendo mai andato a scuola italiana, non avendo questa cultura ben sedimentata, abbiamo il dubbio che lui poi a un certo punto questa sua italianità non la senta nemmeno così profondamente all'inizio. Poi naturalmente ci sono delle evoluzioni nel personaggio, però per questo questa trasformazione è dovuta a una
ha una caratteristica molto forte del paese in cui lui si trova e della cultura con la cui lui ha a che fare, che è una cultura che poi oltretutto lo attrae molto. Quindi direi che la trasformazione viene da una volontà probabilmente di Alex di approfondire una conoscenza, di approfondire un legame con il paese che ama, e d'altra parte dal paese stesso. In riferimento a quest'ultimo tratto della risposta che mi hai dato, è corretto dire che Alex si senta più giapponese alle volte piuttosto che italiano? No, questo è difficile dirlo, perché è chiaro che lì in Giappone sentirsi giapponesi è difficile, perché c'è a parte che c'è la differenza un po' fisica, cioè si riconosce uno straniero in 5 secondi proprio anche a 100 metri, perché adesso diciamo che le grandi città giapponesi, ma poi ancora di più le campagne, sono molto omogenee, cioè si vedono soprattutto in Giappone. Però una cosa è certa, per risponderti, lui si sente diverso, comunque vuole sentirsi diverso dagli altri stranieri che sono in Giappone. Quindi diciamo che lui non vuole essere associato con un'idea di straniero. È una parola che ricorre spesso nel libro, che è questo gaijin, cioè gaijin che significa poi persona di fuori, cioè persona che viene da fuori. Essendo isole è ancora più facile diciamo tracciare questa linea, e lui non vuole, si vede che lui vuole, sì certo sarà sempre un gaijin, però vuole cercare di essere un gaijin diverso, comunque non vuole essere come gli altri. Proprio nel primo capitolo del libro, nelle primissime pagine, mi ha stupito un tratto dove Alex, Anthony e Tom sono in giro per Rocconci, vivono la vita giapponese. Sì. Che ad un certo punto arrivano tre ragazze giovanissime, Nikon, che provano a flirtare con i due protagonisti. Però questa cosa infastidisce Alex, che si arrabbia e domanda alle tre ragazze: ma è questo il Giappone del quale combattete? Sì, in realtà non è, adesso senza entrare troppo nella storia, perché va detto che questo è comunque un libro, è un romanzo noir, quindi c'è una, insomma, c'è una certa percentuale anche di ansia e situazioni anche dure, e in quel particolare momento quella scena ci tengo molto, perché è un momento in cui Alex è molto diverso da come noi lo vediamo tutto il resto del tempo, cioè ha come un momento di crisi, diciamo. Però in realtà quello è un momento di debolezza, perché Alex non mette mai in dubbio, o comunque non giudica mai, ecco questo si potrebbe dire, non giudica mai né il Giappone né il giapponese, e in questo è forse una differenza, una delle differenze base tra lui e gli altri stranieri. Però nei momenti in cui lui è, e ce ne sono altri nel libro, in cui lui è debole, o nei momenti in cui ha paura, perché ci sono delle situazioni che lo mettono in difficoltà o che lo mettono in pericolo addirittura, allora a quel punto lui di colpo diventa una persona che giudica e dice la sua sul Giappone o su dei comportamenti giapponesi. È raro che questo succeda, però succede in quei momenti. In realtà quindi non è una situazione in cui lui giudica queste tre ragazze o altro, lui in quel momento è un momento, poi chi legge il libro lo vedrà, è un momento talmente critico per lui che in questo momento lui perde questo suo rispetto, diciamo, per quello che è una cultura che invece ama.
si allontana come se fosse una fuga. E in fondo questo succede a tutti noi, perché appunto è nella paura che si cominciano ad andare giudizi su come sono gli altri, o si cerca di immaginarsi come dovrebbe essere un altro paese, o come dovrebbe comportarsi un altro popolo, eccetera. Cosa che invece Alex non farebbe mai, insomma, non farei nemmeno io, normalmente. Sempre in relazione alla domanda che ti ho fatto poc'anzi, ho notato sempre all'interno del loro mezzo che oltre a questa situazione qui di critica ci sono dei momenti anche di un rapporto magico, magari con le persone alle quali si vuole bene, come Alex con Aya o con Oridoshi, ma si tende anche a descrivere la magia che hanno, che ha la natura, che ne so, i fiori di ciliegio che sbocciano in primavera. La mia domanda è: che importanza ha la natura e l'impersonificazione in essa in Giappone? Beh, la natura ha un ruolo fondamentale nella cultura giapponese e nella vita di tutti i giorni, in realtà. Questo viene intanto da un aspetto, diciamo, anche spirituale, perché il Giappone, anche se quando si chiede a un giapponese qual è la tua religione, certe volte loro dicono no, io non ho religione, in realtà questo è una risposta che dimostra che il concetto di religione, visto dal punto di vista giapponese, certe volte è quasi una cosa che viene dall'esterno. Mentre invece ci sono e come dei sistemi spirituali, chiamiamoli così, o comunque delle regole, una spiritualità giapponese molto forte, che però ha soprattutto due filoni. Uno è quello buddista, che comunque è, per così dire, di importazione, e invece la religione tradizionale giapponese, adesso diciamo la parola religione perché ci rende la vita più facile, però la via degli dèi è lo Shinto, esattamente la via degli dèi, e quella è una, certe volte viene definita animismo o qualcosa del genere. Io ho difficoltà a chiamarla animismo, in realtà è molto simile a quella che era la tradizione classica greco-romana, insomma, dove la natura viene in qualche modo impersonificata da dei, eccetera. Questo fa sì che nella vita dei giapponesi, per esempio, il ciclo delle stagioni sia importantissimo. Addirittura il sito web del Ministero degli Esteri giapponese cambia colori o atmosfera a seconda delle stagioni. Questa magia, diciamo, è molto viva nella letteratura giapponese, nei manga addirittura, cioè la trasformazione, il fatto che nella notte le cose cambino, oppure che ci siano delle creature che si trasformano in esseri umani o altro. Questo è una costante nella visione del mondo giapponese, e che io in qualche modo ho voluto riprendere. Questo forse è una particolarità che ho voluto dare anche allo stile di scrittura, cioè cercare di passare dalla realtà alla visione nello stesso momento, insomma. Sempre in relazione ai rapporti magari con la natura, mi viene da chiedere i rapporti invece con le persone alle quali Alex vuole bene. Quanto è importante per Alex, cioè per Alex personalmente? Beh, è chiaro che noi vediamo un personaggio che in qualche modo è in fuga, no? Non è una, anche se noi piano piano possiamo anche capire di più da cosa origina questa sua voglia di non tornare indietro, insomma, di non tornare
in Europa, insomma, di stare, di andare via, ecco, di andare, di trasformarsi. In questo le persone sono importantissime, perché sono i personaggi che lui incontra, sono quelli che in qualche modo gli servono anche da bussola, no? Io ho voluto anche in un certo senso seguire una linea, diciamo, classica nel raccontare questa storia, cioè ci sono dei personaggi che forse si rappresentano anche degli archetipi per certi versi, e quindi sono fondamentali, come altre cose sono fondamentali, come per esempio il mondo dei tatuaggi, per dire, cioè questa, cioè c'è una, si conosce una Tokyo un po' sotterranea, che è anche quella del tatuaggio giapponese tradizionale, anche quello è un in qualche modo una spina dorsale del racconto, che dà anche un elemento di ritmicità, di tempo, no? Quindi sì, sono fondamentali nella sua esperienza giapponese, sono veramente delle porte, no? Queste persone che lui incontra. Io tralascerei un momento quello che racconto del romanzo, questo romanzo, e ti vorrei chiedere il tuo rapporto con il Giappone qual è? Beh, per certi versi il mio rapporto è simile, come dicevamo prima, a quello di Alex, anche perché anch'io da ragazzino, in realtà, sono stato per fortuna esposto, ecco, così, anche esteticamente, diciamo, al Giappone. Avevo la sorella di mio padre, la sorella grande di mio padre, parlava giapponese correntemente e mi portava a vedere, no, quando c'erano dei film o anche rappresentazioni teatrali, insomma, quando quelle rare volte che succedevano queste cose, io ero esposto a questi contrasti, no, che sin da bambino probabilmente mi hanno attratto. E poi naturalmente tramite anche le arti marziali, il kendo, probabilmente, insomma, ci sono mille anelli che in qualche modo mi hanno portato al Giappone. Quindi io ho un rapporto con questo paese che è quasi, non so se si può dire, se l'Italia è la mia madre e il Giappone è la mia amante, diciamo, cioè è quella che ho sempre voluto inseguire in qualche modo. Quindi ho un rapporto molto stretto con questo paese, ci vado il più possibile, cerco di andarci almeno due volte l'anno quando ce la faccio, insomma, così. Poi anche la mia famiglia, insomma, è quasi giapponese, quindi diciamo che non c'è una soluzione di continuità tra me e il Giappone, è quasi una, non mi sento giapponese per gli stessi motivi che ti dicevo prima, però comunque è una parte importante della mia vita. Io ci tengo a farti i miei più sinceri complimenti per questo romanzo. Leggendolo mi sono impersonificato tantissimo nel personaggio di Alex. Ti faccio tanti auguri per questo progetto, avanti con le presentazioni, e ti lascio con una domanda. Ci sono altri progetti per il futuro, magari? Beh sì, in realtà devo dirti che intanto ti ringrazio molto per le tue parole e sono veramente felicissimo di aver visto che comunque questo mio primo romanzo in qualche modo abbia avuto il successo che volevo io, nel senso, io mi ero fissato, bisogna sempre fissarsi con qualche obiettivo, il mio obiettivo era la ristampa, diciamo, perché è un segnale, diciamo, immediato di quanto il libro abbia circolato, insomma, questa. E devo dire che dopo due mesi almeno il libro è andato in ristampa, quindi io da quel punto di vista ero al settimo cielo. Ti ringrazio anche per questa intervista e poi anche per essere sul Giornale d'Italia in questo modo, diciamo, più dinamico. È un giornale che ho visto, insomma, da quando è ripartito. Ho anche avuto la fortuna certe volte di scriverci e di apparirci. Quindi non...
molto contento di questo. E per me devo dire che presentare questo libro in giro per l'Italia è stata una bellissima occasione poi di conoscere l'Italia, perché io sono cresciuto appunto all'estero e invece grazie a tutta una serie di presentazioni che ho fatto con l'aiuto di tante persone che veramente mi hanno veramente dato un grande sostegno, ho visitato tutta l'Italia praticamente, quindi ci ho preso gusto e mi piace scrivere, ovviamente l'ho fatto sia attraverso la musica, adesso attraverso diciamo la letteratura, se posso osare chiamarla così. Sì, ho un progetto anche già quest'anno, vi farò sapere. È un libro che comunque stavolta anche è in qualche modo sì, è collegato al Giappone, è un libro diverso, racconta delle storie diverse, racconta storie di italiani, vi farò sapere. Allora, io ti saluto qui e anche i lettori e magari ci rivedremo con questo nuovo progetto quando sarà in atto. Benissimo, grazie mille e un saluto davvero e buona lettura.